in una grotta di un lago a Santo Domingo. Al via venerdì gli interrogatori di garanzia per la vicenda del reato di immigrazione clandestina di giovani calciatori dello Spezia. Sequestrata sul Magra un'area di 20.000 metri quadri in piena zona parco adibita a cantiere navale e rimessaggio barche. I piccoli proprietari case contestano il ventilato aumento dell'IMU da parte del comune della Spezia. Si celebra l'80° anniversario della morte dei fratelli Rosselli con una mostra alla Mediateca regionale. Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati al TLS Giornale. Maxi operazione congiunta della Guardia di Finanza e dei Carabinieri alla foce del fiume Magra con l'aiuto anche di elicotteri e mezzi anfibi. L'operazione ha portato al sequestro preventivo di un'area demaniale di 20.000 metri quadrati lungo la sponda del fiume. Vediamo i dettagli nel nostro servizio. Un'area demaniale di 20.000 metri quadri nel comune di Ameglia è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza su ordine della Procura della Spezia in piena area parco di Monte Marcello Magra. Sul posto, lungo la sponda destra del fiume Magra, si erano insediati abusivamente un cantiere navale e quattro rimessaggi di imbarcazioni che provvedevano alla custodia e alla manutenzione di una cinquantina di barche. I provvedimenti hanno riguardato 7 persone, cittadini italiani, autori di reati come invasione di terreni ed acque pubbliche, violazioni al testo unico sull'edilizia, alla legge quadro sulle aree protette, al codice dei beni culturali ed illeciti relativi al testo unico ambiente. In particolare sono stati posti sotto sequestro, a carico delle 5 attività imprenditoriali che lì si erano insediate, diversi pontili con attracchi, 3 manufatti ad uso abitativo, 2 piscine, 2 bar, oltre a decine fra autoveicoli, carrelli, ciclomotori, furgoni, gru, imbarcazioni ed acqua scooter. Nel corso delle operazioni ispettive sono stati inoltre rinvenuti rifiuti speciali e pericolosi, come batterie al piombo, scarti di vetroresina, oli esausti, parti di motori nautici e in generale materiali di scarto inerenti proprio alle lavorazioni di cantieristica nautica. L'operazione ha visto la partecipazione della Guardia di Finanza di Sarzana, della sezione operativa navale della Guardia di Finanza della Spezia, la sezione aerea della Guardia di Finanza di Genova, la stazione dei Carabinieri di Ameglia e la Polizia Provinciale della Spezia. Si tratta di un intervento particolarmente importante per ciò che riguarda la tutela dell'integrità e la conservazione di una parte significativa di territorio, proprio perché è situato in pieno parco regionale Monte Marcello Magra e protetto da vincoli paesaggistici e ambientali. 2 adolescenti spezzini sono stati denunciati alla Procura dei Minori di Genova per furto aggravato. A incastrarli le telecamere presenti in via Cernaia, alla Spezia e l'opera della Polizia Municipale Spezzina. I 2, 16 e 17 anni, ieri mattina si erano impossessati infatti del casco che era presente nella sottosella di uno scooter parcheggiato. Il proprietario ha fatto denuncia e questa mattina gli investigatori hanno chiuso il cerchio. I ragazzi sono stati portati al comando della municipale e hanno ammesso la loro colpa. Il casco naturalmente è stato restituito al proprietario. Con il ritrovamento di un corpo si è ormai spenta la speranza di ritrovare in vita i 2 sub-spezzini dispersi da sabato scorso all'interno di una grotta sottomarina nella costa settentrionale della Repubblica Dominicana. Sentiamo gli aggiornamenti nel servizio di Vimal Carlo Gabbiani. È stato individuato il corpo senza vita, non ancora identificato, di uno dei 2 sub italiani dispersi da sabato scorso all'interno della grotta El Dudù, nella costa settentrionale della Repubblica Dominicana. Lo comunicano i soccorritori della Società Speleologica della Repubblica Dominicana, che a causa delle difficili condizioni di visibilità in acqua completeranno le operazioni di recupero nella giornata di domani. Carlo Basso, 44enne istruttore di diving da tempo trapiantato in Liguria, dove ha vissuto per anni a Levanto per trasferirsi quindi a Lavagna, e Carlo Barbieri, 56enne geometra con la passione delle immersioni, nativo di Levanto ma da anni trasferitosi a Santo Domingo, erano dispersi da sabato scorso. Entrambi animati da una sconfinata passione per il mare, non difettavano certo di esperienza o mancanza di preparazione. La grotta sottomarina della laguna Dudù è però una tra le più difficili da affrontare. Un tunnel lungo 700 metri, con profondità che sfiorano in alcuni tratti i 27 metri. Un punto di immersione spettacolare, unico al mondo, caratterizzato dal turchese intenso delle acque e dalla presenza di coralli e microrganismi coloratissimi.
Un vero e proprio labirinto, un dedalo di intrecapedini e stretti passaggi scavati nell'acqua e nella roccia, tanto affascinanti quanto pericolosi da attraversare. Le speranze di ritrovare almeno uno dei due ancora in vita sono ormai ridotte al lumicino. Spezia Calcio, al via dopodomani gli interrogatori di garanzia del presidente Stefano Chisoli. La vicenda riguarda l'accusa per il reato di immigrazione clandestina di giovani calciatori nigeriani mossa nei confronti dei dirigenti sportivi che ha investito indirettamente anche lo Spezia Calcio. Sergio Diofili. Dopodomani, venerdì, si terrà l'interrogatorio di garanzia del presidente dello Spezia, Stefano Chisoli, mentre quelli dell'amministratore delegato, Luigi Micheli, e di Giovanni Plotega, il presidente del Val di Vara Cinque Terre, difesi dall'avvocato Corradino, slitteranno alla settimana prossima. Proprio Andrea Corradino sarà chiamato a giocare un doppio ruolo in questa partita, in quanto dopo le misure cautelari di sospensione per un anno dalle attività di gestione di società sportive per Chisoli e Micheli, in qualità di vicepresidente dello Spezia Calcio, assumerà di fatto le redini della società bianca, ma fungerà anche da difensore di buona parte dei 15 indagati. La vicenda è ormai nota e riguarda l'accusa per il reato di immigrazione clandestina di giovani calciatori nigeriani mossa nei confronti dei dirigenti sportivi che ha investito anche lo Spezia Calcio. Corradino nelle prossime ore dovrebbe chiedere la revoca immediata del procedimento di interdizione emesso nei confronti di Chisoli e di Micheli. Ma se la richiesta dovesse essere respinta, sarà al Consiglio di amministrazione dello Spezia Calcio, che si riunirà il prossimo 19 febbraio, nominare un nuovo presidente e un nuovo amministratore delegato. Quello che maggiormente preoccupa i tifosi sono le ripercussioni che la vicenda potrebbe avere dal punto di vista sportivo sulla società, a cominciare dal rendimento della squadra, che sta viaggiando a gonfie vele in campionato e che domenica sera affronterà il Verona in una sfida importantissima per quanto riguarda la zona play-off. Infatti, se venisse accertato che la vendita dei giovani calciatori africani da parte dello Spezia Calcio è avvenuta in modo irregolare, tale da creare un beneficio derivante da un illecito penale, il problema investirebbe anche la giustizia sportiva, con il rischio concreto di penalizzazioni in classifica anche pesanti. L'infiltrazione di acqua piovana alle scuole medie Schiaffini di Santo Stefano Magra è stato un fenomeno circoscritto e puntuale che ha riguardato una zona adibita a deposito senza arrecare danni a materiali e arredi. Lo ha detto in un comunicato la sindaco di Santo Stefano Magra, Paola Sisti. Un episodio dovuto alle forti precipitazioni ha proseguito verificatesi il primo fine settimana di febbraio. Pronto l'intervento dei lavori pubblici. Il lunedì immediatamente successivo a quanto accaduto si è intervenuti con un'operazione di ripristino, ha concluso Sisti. Fulvio Campodonico, portavoce CNA Balneatori della Spezia, esprime la sua soddisfazione per l'iniziativa della Regione Liguria che ha fornito importanti chiarimenti ai comuni e agli operatori sulle concessioni demaniali. Questa comunicazione, in cui si precisa ai concessionari che la validità del loro titolo è prolungata sino al 31 dicembre del 2033, commenta Campodonico, tutela la stabilità dei rapporti in essere. Infatti l'incertezza rispetto al futuro e la limitatezza della durata del titolo concessorio avrebbe avuto ripercussioni negative e soprattutto inibito, conclude, ogni spinta propositiva degli imprenditori che ora devono anche affrontare oneri significativi per il ripristino e la ricostruzione post mareggiata. E questa sera alle ore 21:30 andrà in onda una nuova puntata della trasmissione A Tamburo Battente, condotta da Riccardo Sottanis e da Renzo Raffaelli. Si parlerà di Porto e l'ospite in studio è Giorgio Bucchioni. Sentiamo una breve anticipazione. Bucchioni, lei nel 1998 mise mano alla demolizione dei silos granari che erano a Calata Paita. Già allora si diceva presto questa calata, questo molo andrà alla città. Lei completò a tempo di record la demolizione, poi venne il grande progetto del frontamare, un coso avveniristico con tanti progetti all'interno di questa sede.
E poi però siamo arrivati al 2019 e siamo a parlare ancora di fronte a mare, speriamo che stavolta sia la volta buona, come si dice, per avere veramente la stazione croceristica e avere la Calata Paita usufruibile dalla città. Lei cosa ne pensa? Ma sì, ricordo questa cosa della Calata Paita perché ritirammo anticipatamente la concessione ai silos granari della Sicilia che successero a Ferruzzi. Facciamo un'operazione che forse oggi non era possibile. Oggi dico che non c'è da restituire niente, ma c'è da riconvertire la Calata Paita. So che il sindaco è riuscito ad ottenere una parziale sdemanializzazione della Calata Paita, dovrebbe funzionare la questione, però fino a quando non si completa il raddoppio del molo Garibaldi la Calata Paita non può essere liberata dalle attività commerciali che ci sono. Di conseguenza l'aspettativa che possiamo avere di avere la riconversione di Calata Paita si misura in anni. E io mi auguro che in 3-4 anni si possa avere questa riconversione. Ecco, dopo 2 anni di giunta Peracchini, Bucchioni, che giudizio dà dell'amministrazione e come motiva il suo giudizio? Ma guardi, io ho sempre avuto considerazione per Peracchini, con cui mi sono confrontato più volte quando lui faceva altre attività prima. Era segretario provinciale della CISL e ho avuto modo di conoscerne la sensatezza comportamentale e di ragionamento. Vedo che sta facendo con impegno il suo lavoro di sindaco, che è, nella mia opinione, il peggior lavoro che uno possa immaginare di fare. Mi auguro che riesca a risolvere 2 capisaldi problematici della nostra città, che sono uno l'ospedale e l'altro la variante Aurelia, e con il che è un'abbondanza di medaglie che premierebbe davvero il suo mandato in maniera significativa. L'intervista completa a Giorgio Bucchioni questa sera alle 21:30. L'orafo spezzino Alessandro Orlandi parteciperà all'Artistar Jules 2019 durante la settimana della moda di Milano. L'evento, che promuove il gioiello contemporaneo a livello internazionale, offre a ogni partecipante grandi opportunità di business, posizionando gli artisti all'interno del mercato di riferimento. Si è concluso il corso di contabilità che si è svolto nella sede spezzina della Confartigianato Imprese per l'Italia, ben 24 i nuovi diplomati. Il corso ha avuto come obiettivo principale quello di fornire un valido supporto tecnico e pratico a coloro che abbiano voluto apprendere e imparare a utilizzare le tecniche di contabilità o migliorare le proprie conoscenze di base. Per informazioni sulla prossima sessione è possibile contattare la segreteria di Confcommercio della Spezia. L'associazione ai piccoli proprietari case contesta il ventilato aumento dell'IMU da parte del Comune della Spezia dal 4,6 per mille al 6 per mille. Per il presidente Maccione si rischia di ritornare all'emergenza casa dei primi anni 2000. Sergio Diofili. La giunta comunale spezzina intende aumentare l'IMU per fare cassa. È la denuncia di Flavio Maccione, presidente provinciale dell'APPC, l'associazione Piccoli Proprietari e Case. Sui canoni concordati, afferma Maccione, la giunta Peracchini sta lavorando per servire al cittadino l'aumento dell'IMU al 6 per mille rispetto all'attuale 4,6, per esigenze di bilancio, o meglio per fare cassa. Vale la pena rilevare, continua, quanto l'affitto concordato nel Comune della Spezia, contando sulla sensibilità di precedenti amministrazioni, abbia costituito uno strumento calmierante in campo locativo, contribuendo a risolvere molte emergenze legate alla casa, con l'immissione sul mercato della locazione di un numero considerevole di immobili tenuti prima sfitti. Questa tipologia di contratto, prosegue Maccione, ha consentito alle fasce più deboli il reperimento di una casa, laddove l'ente locale non vi ha potuto fare fronte a causa della carenza o della indisponibilità di immobili di edilizia popolare e di edilizia convenzionata, che non sono più sufficienti alle esigenze delle famiglie spezzine che richiedono un alloggio in affitto.
Da non sottovalutare anche che, laddove il canale perdesse di competitività, si potrebbe avere l'instaurarsi del dominio dell'opzione turistica nei confronti del residenziale ed il reperimento di una casa diventerebbe sempre più difficile e complicato. Infine, conclude Maccione, è da rilevare come nel nostro comune il contratto concordato abbia nella sua peculiarità concorso alla diminuzione degli sfratti per finita locazione e per morosità. L'aumento potrebbe contribuire quindi, conclude l'APPC, a fare diventare di nuovo esplosiva la condizione del disagio abitativo riportandoci agli anni 2000. E in merito è arrivato proprio pochi minuti fa in redazione un comunicato dall'amministrazione comunale. Nella giornata di ieri l'amministrazione ha firmato, si legge, insieme alle associazioni di categoria Confedilizia, Confappi, Uppi, Assocasa, Confabitare, Cisal, una rimodulazione degli sgravi fiscali determinando l'aliquota dello 0,6% da applicare ai contratti di locazione concordati, ha dichiarato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. L'aliquota prosegue, sarà applicata nella misura ridotta al 75%, risultando pertanto un'aliquota effettiva dello 0,45%, riconducendo l'imposizione ai livelli già vigenti dall'anno 2003. Una semplice rimodulazione degli sgravi, prosegue la nota, concordata con le associazioni di categoria per frenare le distorsioni fiscali che hanno determinato da una parte una triplicazione dei contratti a canone concordato e dall'altra una riduzione dei canoni a mercato libero. La conseguenza di questo fenomeno ha determinato una riduzione del gettito IMU non più sopportabile per il comune. Per questa necessità di garantire l'equilibrio a favore di tutti, abbiamo condiviso un percorso partecipato con tutte le associazioni, con un accordo comune nella firma della rimodulazione e che ha avuto il merito di mantenere, proprio grazie alle trattative con le associazioni di categoria, notevoli sgravi fiscali. Dispiace, conclude la nota, che al tavolo non abbia mai voluto partecipare la sola associazione piccoli proprietari case, e che ora si ritrova da sola ad abbaiare alla luna. Proseguono le attività di scambi internazionali al Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti della Spezia. In questi giorni sono in visita tre docenti spagnoli dell'omologo istituto di Granada, Raffaele Maulella. Il CPA è una struttura importante, forse poco nota alla Spezia. Sì, effettivamente non è molto conosciuta, è una scuola pubblica, siamo nati 4 anni fa da una riforma del sistema educativo nazionale dedicato agli adulti. E abbiamo diverse centinaia di iscritti, l'anno scorso siamo arrivati a circa 1200 iscritti nella nostra scuola. E i percorsi sono diversi. Ci sono percorsi per prendere la terza media ed altri, molti sono corsi di italiano per stranieri, ma anche corsi di inglese o di spagnolo tenuti da insegnanti madrelingua, sono corsi frequentati da molti italiani, ci sono molti insegnanti, per esempio studenti universitari che vengono ai nostri corsi di lingua straniera. Questa visita di questi docenti spagnoli si colloca all'interno del progetto Erasmus, che è un progetto volto al miglioramento delle capacità dei docenti nell'istruzione adulti, perché questa è una CAP Action 1, cioè volto al migliorare le capacità di istruzione e la capacità di insegnamento. E in precedenza abbiamo visitato delle scuole in Svezia e abbiamo anche migliorato le capacità di inglese di tutti i docenti e anche lo staff amministrativo. Ora abbiamo accolto i nostri colleghi spagnoli che anche loro fanno un progetto simile, quindi è diventato un vero e proprio scambio di esperienze, di buone pratiche, e da loro vogliamo attingere a tutto quello che è il lavoro che fanno per l'abbandono scolastico, perché loro sono veri esperti in questo, con un'istruzione e un'offerta di istruzione molto flessibile. Perché è importante l'educazione degli adulti in Spagna e a chi è diretta? But maybe because the most important is the lifelong learning
Per noi il problema più grosso è, è la questione dell'abbandono scolastico. Però noi siamo un istituto permanente per l'istruzione degli adulti che mira all'istruzione lifelong learning, cioè imparare tutta la vita. Però il problema principale è appunto l'abbandono scolastico. È una seconda chance che diamo agli alunni che per qualche motivo hanno abbandonato la scuola. È chiaro che questa seconda chance è un po' difficile per loro perché devono lavorare mentre studiano. Però noi diamo la possibilità di migliorarsi e poi di ambire ad avere un lavoro migliore attraverso diversi canali di istruzione, quale vocational training, cioè il più pratico all'università. Questo sabato 16 febbraio alla Mediateca regionale Ligure Fregoso, alla Spezia, sarà inaugurata la mostra dedicata ai fratelli Rosselli in occasione dell'80° dall'assassinio di Carlo Enello Rosselli. Alla cerimonia sarà presente anche il sindaco Peracchini. Ripercorriamo la storia dei fratelli Rosselli con Vimal Carlo Gabbiani. Carlo e Nello Rosselli furono uccisi il 9 giugno del 1937 in Normandia, nei pressi della casa di campagna di Carlo, che da qualche anno viveva in Francia per sottrarsi al regime fascista. Vennero assassinati da elementi appartenenti alla Cagoule, un'organizzazione armata francese di ispirazione fascista. L'Italia aveva da poco celebrato la fondazione dell'impero e Vittorio Emanuele III aveva ormai il titolo di re d'Italia e imperatore d'Etiopia, ma a governare era il duce. I controlli sugli antifascisti erano aumentati e a coloro che erano emigrati rivolgeva le sue attenzioni il ministro degli esteri Galeazzo Ciano, genero di Mussolini. A lui è infatti attribuito il ruolo di mandante nell'uccisione dei fratelli Rosselli. Ma chi erano in realtà questi due fratelli che sono diventati così importanti nella storia dell'antifascismo italiano e nella cultura politica del nostro paese, tanto che in quasi tutte le città d'Italia, Spezia compresa, non manca una via o una piazza loro intitolata? Innanzitutto occorre dire che i due fratelli erano molto legati tra loro ed entrambi erano studiosi di storia e filosofia. Nello si occupava del tema della politica soprattutto attraverso la filosofia. Carlo, attraverso la storia, si occupava dello spirito della democrazia, del popolo sovrano e stimolò in tal modo la cultura attraverso quel tema. In breve tempo erano diventati punto di riferimento a Parigi per i giovani di provenienza antifascista. Carlo in particolare coniò in quel tempo il motto che da quel momento in poi cominciò a distinguere il suo pensiero e la sua azione, giustizia e libertà. Dopo la loro uccisione i parenti li seppellirono a Parigi, ma nel 1951 fu deciso il loro trasferimento in una frazione di Firenze, al cimitero monumentale di Trespiano. La cerimonia avvenne il 9 giugno di quell'anno. Le due salme arrivarono a Firenze di buon mattino e sfilarono dalla stazione a Palazzo Vecchio e quindi attraversarono il centro di tutta la città. I marciapiedi erano gremiti di folla e la manifestazione si concluse nell'Aula Magna di Palazzo Vecchio. Il discorso lo fece Gaetano Salvemini alla presenza del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Poi le salme furono portate a Trespiano e lì sepolte. Sulla tomba c'è la scritta Giustizia e Libertà e poi la frase coniata da Salvemini. Per questo morirono, per questo vivono. Prosegue alla Biblioteca Arzelà di Santo Stefano Magra, all'ex area Vaccari, la rassegna Non ci resta che leggere. Venerdì 15 febbraio l'appuntamento è alle 17 con Donatella Zanello, che leggerà una selezione di poesie d'amore tratte dalle sue raccolte come Passiflora, Labirinti e Il colore del mare. L'ingresso è libero. E riaprono le piste di Zumzeri dopo le piogge di domenica scorsa. Da mercoledì, cioè da oggi, grazie all'ottimo lavoro dello staff e all'innevamento artificiale, tornano a essere aperte e ben innevate tutte le piste della stazione lunigianese. Oltre al tanto sole che si annuncia per questo fine settimana, la gestione di Zumzeri ha promosso un ricco programma di iniziative che coinvolgeranno un grande pubblico di appassionati e che raggiungeranno da Toscana, Emilia e Liguria le vette del Passo dei Due Santi. E prima di chiudere diamo uno sguardo al meteo per la giornata di domani, giovedì 14 febbraio. L'alta pressione garantisce un'altra giornata caratterizzata da cielo sereno sia sulla costa che nelle zone interne. Sottili velature in transito.
Sulla costa avremo quindi al mattino cielo sereno, al pomeriggio velature. Umidità su valori medi, venti deboli variabili localmente in regime di brezza con locali rinforzi fino a moderati in serata. Il mare sarà poco mosso, le temperature oscilleranno tra una minima di 6 e una massima di 17 gradi. Ed è tutto, vi ringrazio per il cortese ascolto, buon proseguimento su TLS, arrivederci.